Buonasera a tutti, prima di iniziare questa ricetta volevo ringraziarvi tutti quanti per i bellissimi messaggi che mi mandate e soprattutto le persone che sono in zona rossa, quindi lockdown, che mi scrivono spesso grazie per le tue ricette, ci tieni compagnia. Detto questo, andiamo a vedere la ricetta. La prima cosa da fare è andare a intaccare tutte le castagne. Queste sono già intaccate. Altro passo importante, lavatele bene, poi capirete il perché. Una volta che l'acqua bolle, andate a mettere un pizzico di sale grosso e le castagne e le fate cuocere fino a quando non sono morbide. Passiamo con il resto delle preparazioni. Prendete il fungo porcino, tagliatelo. Alcuni pezzi li fate un po' più grossolani. Quando arrivate alla parte del gambo, andateli a fare un po' più fini. E li mettete da parte. Questi li teniamo da parte nel piatto. Con gli altri vi farò vedere. Fate dei taglietti tipo bastoncini e poi li andate a tagliare a cubetti. Castagne continuano a lessarsi. Intanto prepariamo la base per la pasta. Togliamo l'aglio e andiamo a mettere i funghi porcini tagliati a dadini. Pizzico di sale, pepe bianco o nero come preferite e poi andiamo a mettere un paio di mestolate d'acqua. Appena arriva a bollore, spegnete il fuoco. Le castagne sono pronte, le ho spellate, sbucciate e messe in un contenitore. Una l'ho lasciata più o meno intera, la taglierò a dadini, proprio piccoli, e dopo le renderemo croccanti. Qui ho filtrato l'acqua delle castagne che andrò ad aggiungere nel composto. Un po' d'olio e un pizzico di sale. E andate a frullare. Una volta che i cappellacci sono cotti, andateli a fare insaporire. Mettete una noccetta di burro e un po' di parmigiano, mantecando velocemente in modo che non formi i grumi. I nostri tortellacci ripieni di culatello e grana sono pronti. Andiamo a formare il piatto. Allora, crema di castagne sul fondo e dopo adagiamo i tortellacci, di condimento. Dopo i porcini sono stati conditi con olio e sale. Mettiamo un crudité di porcini. Finocchietto selvatico, un po' di castagne croccanti e il piatto è pronto.